stato un weekend di festeggiamenti in Cina per il Capodanno lunare che accoglie ufficialmente l'anno del coniglio. Una stagione di buoni propositi, secondo la cultura cinese, in cui il coniglio è considerato un animale tranquillo, gentile, elegante, fortunato, ma anche molto responsabile. Come ogni anno, ad accompagnare i cinesi al tradizionale countdown che saluta universalmente l'inizio del nuovo anno, il galà della festa di primavera. Spettacolo di 4 ore trasmesso dalla China Media Group, che ha visto numerose esibizioni dal canto alla danza, dagli sketch comici alle acrobazie, dalle arti marziali alle opere tradizionali. Lo spettacolo ha raggiunto il culmine quando è suonata la campana di Capodanno e l'equipaggio della missione spaziale Shenzhou 15 ha inviato i suoi auguri dallo spazio. Il galà di quest'anno ha anche presentato molti programmi creativi utilizzando tecnologie visive all'avanguardia per presentare la cultura e le arti tradizionali in forme innovative e offrire al pubblico nuove esperienze visive. Disponibile su più canali TV, stazioni radio e piattaforme web, il galà della festa di primavera è considerato una parte indispensabile delle celebrazioni per il popolo cinese che festeggia il Capodanno lunare. Riconosciuto dal Guinness World Records come il programma televisivo più visto al mondo sin dal suo debutto nel 1983, il galà vanta miliardi di spettatori ogni anno.